Volete scoprire, amici miei, uno dei più grandi vini bianchi della penisola? Allora seguite questo video perché, credetemi, questa bottiglia farà tutta la differenza del mondo. E già che ci siete, metteteci un bel like. Siamo abituati a parlare di grandi vini bianchi francesi, perché effettivamente quello è il territorio d'elezione, soprattutto per quanto riguarda la Borgogna e poi lo Chardonnay, eccetera. In Italia abbiamo una buonissima gamma anche di vini bianchi, ma forse dove siamo più carenti è nella fascia alta, dove i prezzi davvero iniziano a diventare importanti e dove si richiede una qualità pressoché eccelsa. Se c'è una bottiglia che senza dubbio, secondo me, può stare lassù e guardare dall'alto molti altri vini bianchi anche di tutto il mondo, beh, è questa. Siamo nell'Etna, moltissimi produttori italiani, da Angelo Gaia e molti altri, stanno investendo moltissimo, e andiamo a scoprire che cos'è Benanti, azienda storica dell'Etna, e con il suo Pietra Marina 2016, uno dei più grandi vini bianchi italiani. Siamo nel versante est del vulcano, dell'Etna, precisamente nel comune di Milo. Solo in questo comune si può produrre l'Etna DOC superiore, così come è questo Pietra Marina, annata 2016, 100% catarratto, vinificato, credetemi, unicamente in acciaio. Quindi tutto quello che troverete nel bicchiere lo troverete perché dato da quel territorio fantastico che è l'Etna. Ci sono sempre diversi motivi per cui si arriva nel bicchiere a un grandissimo prodotto. Beh, qua senza dubbio è il terroir che fa la differenza. Siamo in un terroir prettamente minerale, perché naturalmente siamo in zona vulcanica e lì si ritrova tutto ciò che il vulcano può dare, senza calcolare che le vigne sono a 950 metri sul livello del mare, quindi godono di una grande escursione termica fra il giorno e la notte. Qua siamo in Sicilia, ma l'Etna è una zona completamente diversa dal resto della Sicilia. Pensate solo che questo vino, queste uve, vengono vendemmiate a ottobre inoltrato, quando invece nelle altre zone della Sicilia i bianchi ormai si vendemmiano quasi a luglio. È incredibile la differenza che c'è. Metteteci ancora che sono vigne di oltre 80 anni di età, tutte coltivate in alberello, ma in parte ancora, pensate, a piefranco. Quindi abbiamo una caratteristica di terroir che porta per forza, nelle mani di un produttore abile e bravo come Benanti, a un prodotto di altissimo livello. Benanti è azienda medio-grande, produce circa 160.000 bottiglie e, come annata di fondazione, al 1988 e ha sempre lavorato estremamente bene. Adesso sta ampliando anche la sua produzione in altre zone della Sicilia, ha comprato vigne a Pantelleria in altre zone, ma l'Etna resta la sua zona assolutamente di predilezione, dove sia con i rossi che anche con questi bianchi strepitosi riesce a conquistare i mercati internazionali. Vinificazione unicamente in acciaio, quindi non c'è legno in questo vino, ma quello che stupisce è quello che troveremo nel bicchiere nell'assaggio, quindi andiamoci subito. Abbiamo detto annata 2016, il colore è ancora un colore di un vino relativamente giovane, perché vedete un giallo paglierino con un bel riflesso dorato. Guardate che luminosità, quella luminosità che è data unicamente dai vini di montagna. Ve lo racconto sempre questo discorso, la bellezza dei vini di montagna, questi colori così luminosi li ritroviamo in Valle d'Aosta, li ritroviamo in Alto Adige, li ritroviamo naturalmente sull'Etna. Il naso è un naso di un'intensità strepitosa, veramente è lui che viene da voi, amici miei. E ha questo mix di frutta e parte floreale e parte erbacea che è semplicemente ammagliante. La frutta è principalmente incentrata su una mela mediamente matura, ma poi questa nota di ginestra, questa leggera nota di fieno, e poi di ginepro. Ragazzi, siamo di fronte al naso di un grandissimo vino bianco ed è emozione questa bottiglia, credetemi. In bocca il vino è super coerente, quello che ritrovi al naso lo ritrovi decisamente in bocca, a partire da quella mela così bella che poi in bocca si sviluppa con una croccantezza strepitosa. Il vino risulta decisamente minerale in bocca e con una bellissima sapidità.
In mezzo al palato c'è una nota di anice e chiude con una leggera nota di mandorla, ma che non è mai amara, e con un finale che è lunghissimo. Amici, un vino che sta lassù, nell'Olimpo dei grandissimi vini bianchi nel mondo, è un orgoglio tutto italiano, oltre che essere naturalmente un prodotto siciliano di altissimo livello, un vino da abbinare coi guazzetti che volete, o se volete fare esattamente come faccio io, vi prendete dei totani bellissimi appena pescati, li mettete su una piastra e con un bicchiere di Pietramarina 2016 stupirete qualsiasi vostro commensale. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo vino, che naturalmente si posiziona su una fascia alta, siamo vicini agli 80 euro a bottiglia, ma vale ogni euro che costa, perché senza dubbio se i francesi avessero questa roba lo metterebbero come minimo al doppio del prezzo. E ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare lassù la campanellina per essere avvisati. Alla prossima!